Scegliere i libri è un'arte, collezionarli una follia. Edizioni Bibliohaus di Luigi Mascheroni, che poi sarei io. È una raccolta, probabilmente incompleta ma di sicuro appassionata, di ritratti di una strana categoria di intellettuali, i bibliofili. I peggiori bibliofili d'Italia che io ho incontrato, intervistato e raccontato. Questo libro è una galleria, anzi una biblioteca affollata dei più simpatici, maniacali, irrefrenabili e incontentabili collezionisti di libri che si possa incontrare. Un po' bibliofili, un po' bibliomani, tutti bibliofolli. Cioè inguaribili libri di musica. Scritto da me, che il mondo dei libri e la malattia di volerne sempre di più sono due cose che conosco molto bene, questo libro è un viaggio alla scoperta dei più grandi possessori, acquirenti, accumulatori e collezionisti di libri italiani. Alcuni molto famosi come Giulio Andreotti o come Giampiero Mughini, piuttosto che Vittorio Sgarbi, che ha una collezione di libri d'arte impressionante. Politici come Oliviero Diliberto o come Marcello Dell'Utri, che ha una collezione di libri così bella da trasformarla in una biblioteca aperta al pubblico, questa, ma anche personaggi poco famosi, il più grande collezionista di libri erotici d'Italia, quello che ha tutti i libri di fantascienza, quello fissato con lo sport e quello che dà la caccia ai libri impossibili. Pronto? Non ho tempo adesso, non ho tempo. Tra tutti gli amanti dei libri che ho incontrato, qual è il più singolare? Tra tutti forse padre Sergio De Piccoli, un monaco benedettino che ha dedicato la vita a Dio e ai libri. Vive da 35 anni a Marmora, sopra Cuneo, 1500 metri d'altezza, nella canonica del monastero, da solo. Passa le giornate a pregare e a riordinare i libri che la provvidenza gli manda lassù. Qualcuno lo compra, la maggior parte glieli regalano. Ormai ha superato gli 80 anni d'età e i 55.000 volumi. Una Babele, ma sacra. Dopo aver celebrato messa, il tempo lo trascorre catalogando i libri con il suo vecchio computer. Ma la cosa più incredibile è che, a parte la Bibbia, sono 20 anni che padre Sergio non legge più niente. E trovo che in tutto ciò ci sia qualcosa di sublime. Qui dentro ci sono un sacco di storie, storie di libri, storie di follie fatte per i libri, storie di scrittori che scrivono libri e di editori che li pubblicano. Qui dentro ci sono un sacco di cose riguardanti l'arte, la letteratura, l'editoria, la grafica, i long seller, i best seller e gli autori scomparsi. Ma qui dentro, soprattutto, c'è la risposta alla domanda se esiste una follia peggiore di accumulare libri. Sì, quella di non averli.